L'esperienza di riprendere lo spettacolo Bella Ciao del 2014 è stata un'esperienza straordinaria perché ha avuto uno sviluppo e un successo anche insperato. Era come tornare a casa. Il pubblico che veniva ad ascoltarci era come se tornasse a casa, se ritrovasse delle cose che conosceva ma che da tanto tempo nessuno più gli cantava. Era un insieme di storie, di persone, di personaggi presi dalle loro terre e messi a raccontare su un palco il loro vissuto. Mentre noi facevamo questo spettacolo, questa stessa canzone cominciava a correre per le piazze di tutto il mondo e soprattutto per le piazze del sud, ma non del nostro sud, ma del sud del mondo. La gente si alzava in piedi urlando dalla gioia, urlando proprio. Erano sedotti da questo, da una parte classicismo, dall'altra era la tarantella. Ci siamo detti che non potevamo interrompere questa bella avventura e ci siamo dati un nuovo compito, un nuovo capitolo, di aprire alla musica del sud. Bella che se scantum ma gradas, canta so soio mio se gracios, che a mes aprile no fiori rosa, colorida che tu è attraente, tu è valesa. Poter affrontare e suonare le pizziche, le musiche comunque del sud, è anche un modo per cercare di trovare un trait d'union fra gli estremi in un arricchimento mio, umano, personale. Riconoscevo gli stessi argomenti, riconoscevo che parlavano come noi di terra, che parlavano, raccontavano il nostro mare. Si narra sempre di situazioni di vita, si narra dell'amore, si narra del lavoro, si narra della morte. I francesi sono arrivati, ci hanno buona carosata, e voilà, cavo cintura libertà. Il sud probabilmente dà un quadro più completo di quello che poteva essere una comunità, diciamo, di fine Ottocento, dove, come normalmente succede, si raccontano un po' tutti gli aspetti della vita della persona. Donne che erano costrette o anche per volontà lavoravano, però dovevano difendersi e soprattutto venivano pagate poco perché loro erano costrette ad andare a lavorare, però correvano rischi e però dovevano stare perché dovevano comunque portare qualcosa a casa. A cattare Borriana Virrine. Di notti la tua porta spirtusai e vedere gioia mia quanto si bella quando ti spogli prima di curcari e temo che non fossi tu sei bella quella che non mi avessi rannutari la sala porta mi sa che io stanotte ti vengo a trovare.
La musica folk che viene dal sud ci insegna come la rivolta, l'amore, il sesso, la conquista siano sempre una festa della vita. E in una festa che si fa? Si balla. Bella Ciao è stata una canzone simbolo anche nel periodo difficile della pandemia e questo è anche una cosa che ci ha dato un input per ricominciare questa avventura, per scrivere un nuovo capitolo. Ci siamo detti Bella Ciao ancora una volta è attuale, interpreta lo spirito di bisogno, di riscatto della gente e lo facciamo dal punto di vista del Sud, però crediamo che questa canzone e tutto comunque il repertorio tradizionale sia una musica sempre estremamente attuale.